quest'oggi si sfideranno due delle persone più importanti su questo pianeta, le due persone che hanno fondato da una parte il mangiatore per eccellenza di riso col pollo, dall'altra una macchina da guerra su YouTube Italia. Facciamo entrare mio padre, Kwame Afrije. Attenzione, ha partecipato al video che è uscito sul canale per la SVU, se ve lo siete persi, papà contro figli. E oggi siamo qua per decretare il più forte tra Kwame Afrije e il papà Gentili. Signori, facciamolo entrare, eccolo qua, ragazzi. Papà di Pierino e di Gnabry e di Kibi Fillo, che è il fratello maggiore, direttamente dalla cantera del Madrid. Kibi Fillo. Ma anch'io ho un fratello più grande, si chiama La Caca. Fatemi sapere se in un prossimo video vi piacerebbe vedere il fratello maggiore in casa Afrije contro il fratello maggiore in casa per la SVU. Cosa devo fare in questo video? 5 mini sfide, signori. Mio padre contro papà Pirlas. Prima sfida, o meglio riscaldamento, palleggi. Vediamo palleggi. Un attimo su 3 tentativi come ve la cavate nei palleggi. Vediamo chi riuscirà a fare più palleggi. Seconda sfida, lasciamo stare il pallone, andiamo sulle doti atletiche, velocità, signori, quindi nello scatto dei 30 metri. Terza sfida, calci di rigori. Quarta sfida, ragazzi, voglio testare la vostra precisione senza il portiere. Quinta e ultima sfida per oggi, la sfida che da tanto state aspettando, uno contro uno. Spoiler, fateci sapere se vi piacerebbe vedere in futuro il pallone d'oro dei papà. Ragazzi, quindi a seconda dei commenti che vedremo qua sotto, vedremo se organizzare un pallone d'oro dei papà degli youtuber italiani. Chiameremo anche il papà di ZV Jacks. E detto questo, iniziamo col riscaldamento. Vai, let's go! Ma prima di continuare col video, ragazzi, vi volevo presentare la sponsor di oggi, ovvero Genshin Impact. È un RPG, uno dei più giocati al mondo, e uscirà ufficialmente in italiano il 7 dicembre. Un link in descrizione per scaricarlo sul vostro device, che può essere PlayStation o PC o qualunque altro telefono. E quindi mi raccomando, ragazzi, 7 dicembre, uscita del gioco in italiano, link in descrizione per iscrivervi e fatemi sapere com'è il gioco. Partiamo subito, signori, palleggi. Come ve la cavate per i palleggi? Discretamente male. Benissimo. E invece papà, come te la cavi con i palleggi? È male, male. Male, ok, tu lo devo male, quindi è equilibrata la sfida. Chi vuole partire? 3 tentativi per stabilire il vostro record di palleggi. Partiamo noi. Partiamo noi? Partiamo noi. E uno! Uno! Ora sta a mio padre. Vediamo, primo tentativo. 1, 2, 3, 4, 5! Bisogna fare come prima, però 5 volte tanto. Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Dobbiamo fare più di 7, papà! Dobbiamo fare più di 7! Se no stasera non mangiamo riso col pollo! Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7! Bisogna provare a fare più di prima. 1, 2, 2, 2! Può finire o in pareggio, oppure possiamo portarci a casa questa prima mini sfida di riscaldamento. 6, 1, 2. Un applauso, ragazzi, per questa mini sfida. Bravi. Quindi adesso test di velocità. E allora, signori, ci siamo. Seconda mini sfida, velocità. Partiranno insieme al via. Dovranno scattare, dovranno raggiungere la linea di metà campo e vediamo chi riuscirà ad arrivare primo. Sincero, io non lo so, perché mio padre, non so, da giovane qualcosa abbia combinato nella sua vita. Hai mai corso, papà? Adesso vediamo, proviamo. Adesso vediamo. Invece mio papà, adesso. Invece mio papà era un velocista da giovane. Faceva i 100 metri tanti capelli fa. E da inquadrare questa magnifica foto che ci ha mandato Gentili assieme a Usain Bolt, che corre, da inquadrare il tifo. Dai. E si parte tra 3, 2, 1, vai! È partito, mamma mia! Che cazzo! Mamma mia! E vince, signori, al photo finish il papà di Pirla SV. Quindi complimentoni, però è stata veramente bella, bravissimi,
Non è semplice comunque sia la loro età mettersi alla prova così, però veramente, veramente bravi. Adesso andiamo subito con la terza sfida. E via. Ok ragazzi, ci siamo! Siamo qua per la nostra terza sfida di quest'oggi, di questo video. Calci di rigori, tre rigori a testa, in porta, a grandissima sorpresa ci saranno proprio loro, i due fratelli maggiori, i due fratelli più grandi. Quindi a parare i tiri di papà Pirlas sarà la caca e invece a parare i tiri di mio padre sarà Kibi Pillo. Va, sul 7, come i palleggi che hai fatto prima. Sette palleggi, la metti sul 7. Oh! Oh! 1-0 ragazzi! Ma che succede? Cosa è che succede? Ma perché è a terra mio padre? Pronto? Pronto. Partito! È di là! Oh, papà! Secondo rigore per Roberto! Vai Robby! Attenzione! Mamma mia! È andata. Adesso sto papà, devi recuperare, non c'è niente da fare, dai! Se non si mangia dice col pollo. Andiamo? 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 Gol! Mio padre esce anche in questa sfida, perde in maniera clamorosa, però ti faccio battere il terzo calcio di rigore. Vediamo se è stata fortuna oppure no. Vediamo. Parte lo stesso! La classe cristallina della mia famiglia. Chapeau, niente da dire, 3 su 3. E quindi voliamo alla quarta sfida. Quarta sfida signori, i due papà sono già in posizione. Sarà un porta a porta su 3 tiri e vedremo quanti tiri riusciranno a segnare e chi sarà quello che si porterà a casa la vittoria di questa quarta sfida. Parte mio padre. Allora papà, porta a porta stavolta. Non c'è il portiere, devi fare gol. Dai, ci dobbiamo portare a casa questa vittoria. No! Bravissimo! Precisione! No! Mannaggia, ragazzi! Vai, papà! Bello! E la classe! Attenzione! Tiro che può essere fondamentale per le sorti di questa quarta sfida. Ragazzi, sta letteralmente stracciando mio padre, signori! Ma oh! Oh! Stasera abbiamo mangiato solo il pollo, forza! E quindi, quinta e ultima sfida. Pier, prepara il tuo discorso motivazionale a tuo padre. Io vado nel nostro angolo dove c'è tutto il nostro tipo sostegno. Opa. Fino adesso papà Pirla si sta stracciando, proprio si sta stracciando. Hai dominato fin qui. Però questa è una sfida fondamentale, ok? Sì. Vale tanto, vale molto. Però non conta nulla se perdi questa sfida, questa è la sfida decisiva. Diciamo una parola al telecronista di quest'oggi. Hola a tutto mondo! Papà of Samuel con la maglia del Milan e dall'altra papà Pirlas V con la maglia del Borussia Dortmund. Attenzione, si arriva a 3 gol, siete pronti? 3, 2, 1, si comincia! Attenzione, ora Samuel dà la palla in mezzo, il primo che se ne appropria è proprio suo padre, la palla va fuori. Mio padre, attenzione, se la sposta! Wow! Dicono che sia il presidente del Ghana, palla fuori. E allora riparte il signor Roberto, che invece non comanda neanche in casa, perché a casa comanda nostra madre. Attenzione, no! Ragazzi, non fatelo a casa di far sfidare i vostri papà, perché questi potrebbero essere i rischi. Bella però questa immagine, si danno forza a vicenda ragazzi. Già scendere in campo a questa età è una vittoria. Si riparte allora, non è successo niente, siamo ancora tutti vivi. 0-0 ancora il risultato sul tabellino di gioco. Allora mio padre, allora riparte mio papà che prova il tiro, fuori. Non si vuole sbloccare questo big match tra papà. Attenzione tunnel! Papà mio di Gnabry, attenzione, si prova, occhio, papà di Samuel! Fuori! Niente in campo, attenzione mio padre può provare il tiro, rientra sul destro, finta, attenzione sul sinistro ancora, non vuole entrare il pallone, sono stanchi, il fiato è finito, cato, attenzione, ci prova mio papà che non può sbagliare a porta vuota, 1-0,
Ok, allora il signor Kwame prova a rientrare, prova il tiro murato. Ma sono ancora due i gol da fare per uscire da questa situazione. Prova il tiro fuori. Timo doveva calciare prima. Ok, allora prova il tiro! Palla dentro, 2-0. 2-0. Sono stanchi entrambi, non è... Prova la giocata e la può riprovare. Attenzione col suo completo di Borussia Dortmund che dribbling alla Haaland e la butta dentro. 3-0. Sfida tra titani. Chiudiamo qui perché le energie sono esaurite, ma abbiamo un vincitore e modestamente non è il tuo papà. E allora ragazzi, si conclude qua in maniera meravigliosa questo video. Al di là di tutto, il fatto che i nostri genitori siano scesi in campo quest'oggi veramente meritano un applauso di tutti quanti qui presenti. Ringraziamo come sempre il Circolo Tennis Italia per averci permesso di giocare in questo magnifico campo. Come figli non possiamo che ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi, perché veramente avete fatto tanto, 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 tanto. Quindi vi ringraziamo. Questo è il messaggio che mi sento di portarvi. Ringraziate anche i vostri genitori che fanno sacrifici, che si impegnano perché voi possiate avere il meglio. E quindi mi raccomando, non datelo per scontato, ringraziate sempre i vostri genitori. Ragazzuoli, fatemi sapere nei commenti se volete la sfida, la caca contro fratello più grande di Pirlasbu Kibifillo. E noi ci vediamo in un altro magnifico video, forse anche con le mamme. Bella ragazzi, ciao! Sono Samuel e mangio il riso, e con il pollo, e con il curry, con il pollo.